La legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della Regione Toscana, che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo, con circa 4.000 eh, tesserini ogni anno che si dividono fra zone eh, coltivate e, e zone di libera cerca. Quindi è eh, quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale, ovviamente, è stato quello di trovare un punto di equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno eh, modalità eh, di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale, con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente e realmente produttive di tartufo, cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che, che ne fa di un, di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in, in, nostro, in tutta la nostra regione. Quindi, il punto di caduta credo sia un punto che non hanno snaturato ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Eh, alla fine la discussione e l'ordine del giorno collegati sono stati firmati anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega e di questo insomma li ringrazio. Vorrei fare un, un grande ringraziamento anche agli uffici, sia al legislativo della Giunta che del Consiglio regionale perché il lavoro che ci ha. Ci ha portato a questo testo definitivo, è stato un lavoro molto lungo, complesso, che ha eh, fatto sì che le oltre 80 osservazioni che fossero arrivate in un percorso di ascolto di tutte le associazioni coinvolte fosse costante e quindi attentamente anche valutato, arrivando poi alla fine a trovare una quadra, una sintesi che mettesse d'accordo più persone possibili. La nuova legge aggiorna una normativa che risale a circa 30 anni fa, c'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo ad esempio sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il, ca il nuovo calendario infatti sposta in avanti eh, i, i termini per la raccolta del tartufo. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio è un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono, fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana, e sono migliaia, hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei Tartufai. Sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio, così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie eh, controllate. Ecco. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del, del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano, a mio avviso, è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta, ma anche della, cultu della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro per il territorio, lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi e a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione la storia ci dimostra che laddove si è coltivato infatti si trova ancora ed è non è un caso che da altri territori vorrebbero andare a eh, uniformare le normative, avevamo proposto molte alternative, quella di differenziare nelle sette aree del, di provenienza toscana una differenziazione delle norme, si è voluto tirare dritto, a mio avviso è un grave errore perché il il testo di legge concertato con la situazione di categoria e con il mondo dell'impresa che la Giunta aveva partorito era un testo ottimo, il testo che arriva in fondo è snaturato, e credo che questo sia un errore che si assumerà il Partito Democratico al cospetto dei cittadini toscani. Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico, ma non così grave come viene raccontato dalla narrazione eh, ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi 100 anni, quindi, questo è evidente. Eh, se questo è vero io penso che sia necessario eh, investire sicuramente su forme alternative di andare in montagna, lo scialpinismo, le ciaspolate il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare eh, il comparto neve classico, l'impianto di risalita. E per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici perché alla betone, alla miata non nevica meno che a Cortina o eh, in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce, quindi in una finestra climatica di eh, 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio. Noi abbiamo difficoltà perché gli impiantisti, le stazioni invernali possono sparare una al massimo due volte, due cartucce in una stagione perché poi finisce l'acqua, e non ci sono più le disponibilità. Quindi la regione, se vuole difendere il sistema neve, se vuole difendere l'industria della neve, deve investire nel in nevamento artificiale, deve investire eh, soprattutto nei bacini idrici, il che non significa poi far sviluppare nuove forme appunto di turismo, come dicevo, il turismo non è soltanto lo sci classico, penso allo sci alpinismo, noi proponiamo con un atto di creare delle aree dedicate All'uscita alpinismo e alle ciaspolate, proponiamo di eh, investire sulle strutture ricettive. Altra cosa: non si deve mortificare coloro che provano a mettere in campo iniziative anche fuori, cosiddetta fuori stagione. Era prevista per il luglio scorso ad Abetone l'unica tappa eh, italiana del circuito mondiale di motociclismo eh, Red Bull One eh, che. Porta circa eh, 5-10 mila visitatori nella località per eh, tre giorni, con una ricaduta di qualche milione di euro. Ebbene, gli organizzatori hanno rinunciato a organizzare quell'attività perché eh, le pastoie burocratiche, perché eh, i precetti, perché i vincoli che venivano posti dai vari enti, comunque a un certo punto hanno mortificato e sfiduciato gli organizzatori. Quindi va bene destagionalizzare, però non mortifichiamo chi lo fa. Investiamo su forme alternative andare in montagna, ma tuteliamo i nostri impianti sciistici e di risalita, soprattutto investendo sui bacini artificiali per la neve programmata. Quinto inverno più caldo dal 1800, il secondo più caldo dal 1955. Questo ci ha detto il Lamma in commissione are interne dove Abbiamo fatto un confronto a tutto campo con eh, i sindaci, gli operatori del settore, il LAMMA e gli assessori regionali. Per le stazioni sciistiche che sono sull'Appennino della Toscana, ma più in generale su tutta la dorsale appenninica in Italia, lo scenario, vedendo la sede storica, è chiaro. La eh, stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi... Ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio-lungo termine. Il, se, lo, il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito, ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento. Di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico, diversificando l'offerta turistica, potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. Noi non possiamo andare. Giorno, giorno per giorno dietro all'emergenza, di fronte a uno scenario che ormai è chiaro. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio e lungo termine che hanno bisogno di investimenti e per quello che noi chiediamo al governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni sciistiche appenniniche. Allo stesso tempo, ovviamente, abbiamo chiesto alla giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni. Altrimenti la stagione 2023, soprattutto le difficoltà e i danni che ci sono stati, rischia di essere una delle tante. Occorre fare i conti con la realtà e sostenere questi territori rispetto a prospettive di sviluppo che non accantonano il turismo invernale, lo diversificano e lo accompagnano ad altri tipi di peculiarità. È necessaria in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni sciistiche. Serve uniformare gli impianti di risalita, serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e per, soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale, di innevamento a livello artificiale, ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischia di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve, un po' come deve avvenire sulle terme, così con la montagna. La Toscana deve uniformare e standardizzare, a mio avviso, le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. L'opportunità è la legge per la montagna, intanto bene una risoluzione che va in questa direzione e poi bisognerà nei prossimi due anni definire in maniera puntuale tutti questi aspetti. commissione aree interne si occupa anche delle zone montane in particolare abbiamo preparato questa proposta di risoluzione sul sistema neve cosiddetto sistema neve perché secondo il LAMMA il problema neve andrà avanti non si sa per quanto quindi ci vorrà un qualche cosa medio-lungo termine per dar modo a queste località in particolare a Betone di, eh, diciamo così, di tirare avanti L'estate diciamo che la gente sta andando molto di più in montagna rispetto agli anni pre-Covid, questo è vero, però diciamo che in queste località non può bastare solo il turismo estivo anche perché tante attività sono collegate al turismo invernale. Quindi con questa proposta di risoluzione si chiede che la Giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste eh, comunità dove si scia e inoltre anche si chiede al governo che porti avanti un decreto sugli Appennini, sembra che ci siano tanti soldi in ballo, non si sa bene come verranno destinati sia a tutti gli Appennini o solo alle località sciistiche. Diciamo che eh, noi siamo favorevoli a questa proposta perché in un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici, io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali, attività di noleggio, cioè tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia e quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere perché non si possono far spopolare questi territori. Del sistema neve e soprattutto di come cercare di rilanciarlo. Sentiamo parlare ormai, almeno dalla nostra presenza nel Consiglio regionale, cioè dal 2015. E prima di pensare a, un, a nuovi risorse, a nuovi stanziamenti, vorrei fare una domanda che finora è stata inevasa da questa giunta: quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni? Per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi, con i cambiamenti climatici, essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi, sono stati soldi ben spesi? Oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore, come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto? Perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati per eh, rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale e questo comporta dispendio di denaro pubblico che è il problema principale. Quindi la domanda da farci è sono stati soldi ben spesi, si possono, porre, si possono spendere meglio? Questa è la domanda che nessuno si fa.